Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civ in questo nuovo video di Lesson P. Bene, ho farmato un pochettino, approfittandomi per cercare se ci fosse qualcosa lasciato indietro, ma effettivamente non c'è rimasto niente. Ho guardato due guide diverse, tutte e due confermano ciò che dico, quindi possiamo proseguire e aprire questa porta. Perfetto. Vediamo un po' come fare. Ho fatto un livello e ho messo vigore, quindi niente di che, ho 3 punti più vigore. Non è tantissimo, però comunque la corsa consuma meno, la schivata consuma meno, una cosa o un'altra. Lei chi è, signoria? Oh, ciao boy, sei veloce! Oh, porca vacca! Direi che è bella potente questa la signorina. Ok. Iniziamo col botto, eh. Vediamo un pochettino, io direi di prendere questo. Allora, la guida dice che ci sono dei ragni che baffano le marionette. Però non ho capito quali siano sti ragni. Salve! Ecco, vedete? Sono baffate. Finché hanno questi legacci qua sono più pericolose. Quindi o ammazziamo la marionetta, cioè la capa che tira i fili, o aspettiamo che queste qui si tolgano i fili, tipo così. What the? Ciao, signorina! Porca vacca! Vediamo se riesco a fare una cosa vagamente schifosa. A quanto pare ci sono riuscito, benissimo. Ah, volevo giusto per se va a fare un culo. Sei un Speedy Gonzales. Eccoci qua. Niente, andiamo avanti così. Ok, allora andiamo di qua. Prima a destra. Vediamo un po' cosa ci può essere di bello. Salve, lei non mi piace per un cazzo. Gli ho detto adesso, siamo adesso a pezzi, porca vacca. Aspetti un attimo, siccome non ho voglia di farmi fare il culo, cioè nel senso buono, aspetterei che si sbaffino. Signorina, può venire giù un attimo, visto che lei è così veloce prima di attaccarmi, potrebbe essere anche più veloce a scendere. Mi sembra un pochino lenta. Salve, adesso prendo lo sprinto. Signorina, brava, venga giù, senta, io avrei due paroline da dirle. Ok, perfetto. What up? Ok, abbiamo capito un cazzo, però l'abbiamo ucciso. Perfetto, direi che siamo già a buon punto. Poi andiamo di qua e continuiamo a capire che cazzo devo fare. Ok, si può andare qui. E c'è qualcosa. Beh, pietra. Oh, questa serve per potenziare quell'altra arma. Salve. Quindi una cosa molto positiva. Il problema è che che ho fatto tutto di qua. Però sono stato bravo, mi faccio complimenti da solo. Vabbè, andiamo di qua, vai. Il problema è che non ho la manovella. Salve! Ma magari un'altra volta. Io sono tanto felice che voi siate qua tutte per me. Però io vorrei evitare di farmi fare il culo. Cioè, nel senso, se voi potete scendere giù un attico, mi farete anche un piacere. Hopla! Ti ho tolto le cose? Ok, sembrerebbe di sì. No, grazie. Perfetto. Così sono sicuramente gestibili. Ho visto un video che dove erano baffate, dove erano proprio delle assatanate. E quindi insomma è meglio così. Allora, ci sono delle scale e ci sono dei posti. Quindi vediamo di rompere tutto. Vediamo se si può fare qualcosa. Adesso guardo la guida. Si può andare anche qua. Salve. Ma magari dopo. Ecco, io adesso vorrei capire se io tipo tirassi questo mi farebbe molto male, ma neanche un cazzo. Vabbè, signorina, salve. Questo fa qualcosa. Gli ha fatto malissimo. Proprio. Signora, non si urla, non è educato, gli ha detto mai nessuno. Ecco qua. Perfetto, direi che è andata proprio bene. Oh, porca vacca! No, aspetti un attimo, no, cioè, dopo, perché insomma, siete un po' prepotenti, siete un po' tanti. Oh, cioè, mi ha fatto prendere un colpo. Signora Sarta, qui, venga pure. Non è che io vorrei... No, no, aspetti un attimo. Porca vacca! Dove va? E gli ha preso bene la signora, è andata via. Vabbè, io mi curerei un attimo e vedrei se posso... Mi ha risposto col glorioso cazzo. Finché sono baffate, non ci facciamo un cazzo. Io aspetterei che la signora se ne va con calma e noi ci prendiamo le piccoline. Piccoline. Eccole qui, le piccoline sono a posto. Andiamo. Tac.
Sì, sto facendo le prove. Sto facendo le... Ciao, poi, signorina. Eccoci qua. Signore, spacco il culo un attimo. Ecco qua, siamo a posto. Direi che due sono a posto. Ho fatto lo stage di marionette qua. La signora è andata di sopra, la lasciamo lì e siamo a posto. Intanto noi continuiamo il nostro percorso. Ah, salve. Ecco, lei si è accorta di me. Sembra che si sia tolto il baffamento. No, col cazzo, ma gli faccio sì, forse un po'. Eccoci qua. Salve, signora. Lei mi ha rotto proprio il cazzo, lo sa. Ok, mi sta dando un malfunzionamento. Maledetta. Ecco, io sono praticamente... Mi ha fatto un culo da panico la signora. È stata molto stronza, sa? E adesso mi devo fare tutto da capo. Vabbè, c'ho piacere che ci vediamo dopo. Beh, intanto ci danno informazioni sul malfunzionamento. Il malfunzionamento si verifica quando si accumulano danni di malfunzionamento. Quando l'indicatore dei danni da malfunzionamento si riempie, il tuo personaggio muore. Ah, ecco perché! Adesso ho capito. Un'ampolla purifica dice... Adesso è tutto chiaro. Ok, direi che la signora è debole a questo tipo di attacco. Perfetto. Direi che così va un po' meglio, però non ne ho tanti di questi. Però già, almeno, spero si rifaccia. Adesso guardo la guida per vedere dove devo andare, se devo andare sopra o devo andare da altre parti. Però ho rifatto bene o male tutti quanti, quello che qui non ho guardato bene. Sì, sì, ci sono tutti quanti fatti. Adesso guardo e vi dico, beh, è stato interessante. Allora, la guida dice qua, cioè dove siamo? Siamo qui, siamo andati a destra, di proseguire sulle scale qua che ci sono. Quindi andiamo qua e vediamo un po' come fare e cosa fare, insomma. Io sono molto propenso alla signora qui a spaccare il culo, però c'è, devo trovare un metodo veloce per spaccare il culo senza che mi spacchi il culo, insomma. Ok. Sembra che così possa farcela. L'attacco in corsa e poi una ritirata strategica. Sì, è un po' brutto, però fa degli attacchi più potenti. Signora, si vede le mutande. Eccola qui. Ok. Ah, ok. A posto, dai. Si è fatto. Fermento di stella. Signora è morta, lo so. Può capitare. Adesso vediamo qui si può scendere. Mi fa tanto piacere. Qui si può prendere un item. Mi fa ancora più piacere. E adesso vediamo cosa fare. Sarà molto interessante. E c'è morto male. Mi dispiace. Signora, signoro. Ah, quindi non posso andare da qua. È stato piacevole vederla. Oh, porca vacca. Sì. Una cesta mi fa piacere vederla. Se poi c'è qualcosa di buono, ancora meglio. Vediamo cosa c'è. Sì. Per carità. Forse un anticorruzionamento. Insomma, un anticazzamento. Quelli lì che ci danno loro. Qui cos'è? Ho aperto una porta. Oh, porca vacca. Una questa. Allora, noi dobbiamo parlare con la signorina e porgerle la mela che avevamo comprato qualche episodio fa. Oh, chi sei? You're not a puppet. Are you here to listen to my music? I can't sing anymore. This petrification disease took away my songs. Riddles. I was fooled by him. He said this place was a shelter. Patricia, I'm so sorry. Oh, Patricia, I'm parched. Poggili la mela. Oh, thank you. Oh, this is the sweetest apple I've ever had. I can't stop death from taking me, but I have enough strength to confess my sins. Can you listen to my last confession? Patricia, I coveted your voice. If I can't match it, then even if I have to break you,
Adelina Corday must have it all. I know it's wrong, but still, I love you. I know it's wrong. E adesso ritorneremo poi per vedere che succede. Adesso andiamo via. Ok, adesso dobbiamo andare dall'altra parte, quindi scendiamo giù qua, cioè risaliamo qua. Andiamo tranquilli, tranquilli, beati, dall'altra parte. Tac, perfect. E saliamo le scale però stavolta, cioè come abbiamo fatto prima però. Dobbiamo andare di qua. Perfetto. Qui c'è la Madonna stronza lì. Salve signora. Ah, c'è, ma porca troia, mi hai preso da lì, ma com'è possibile? Una roba del genere! Mi ha preso da troppo lontano! Adesso mi tocca aspettare che il massimo funzionamento vada giù, se no mi one shot. Senza che mi tocchi neanche. Signora, lei ha un tocco un po', cioè, l'anima dell'immortale, insomma. La vedova nera, la vedova allegra, insomma. E niente. È così, lei si piace cantare. Sono piacere per la... Oh, ciao, signora! Volevo fare l'attacco in corsa, ma... è venuto l'attacco in stronza. Ma porca vacca! Signora, mi ha fatto vedere tutto. Per carità, bello, eh. Ok. Ma sta cantando o vomitando? Cioè, non si capisce se sono conati di vomito o sforzi in particolare, insomma. Signora, salve! Ok, ecco, un piacevole sorpresa. Oh, what up? Come ci ha creduto? Wata! Eccolo qui. Vediamo un po'. Wata-ta-ta. Ok. Wata-ta-ta. Ci sono sicuramente altri metodi per farcela, ma io non li conosco. Eccoli qua. Le piace cantare alla signora. E io volevo cercare di finirla, la signora, però. Eccola qua, siamo a posto. La curatina. Perfetto, finiamo di esplorare di sopra e vediamo cosa c'è. Certo che sono un bel dito al culo queste signore qui. Ecco qua. Ci hai fatto questa fatica per non prendere un beneamato cazzo. Sono felice, insomma. Che cazzo sono venuto a fare di sopra? Vabbè, li ho tolti dei barri per carità, però insomma. Oh, porca vacca, vabbè, è andata così. Quindi rimasto solo questo, ok. Ok, proseguiamo pure, vediamo un po' come va. Poi devo fare il solito giro per vedere cosa manca. Non vi preoccupate, prendiamo tutto quello che c'è da prendere in questo gioco. Se poi vi dovesse sfuggire qualcosa, non esitate a dirlo nei commenti e provvederò. Signore, aspetti un attimo. Eccoci qua. Perfetto. Ok. Adesso scendiamo, vediamo qua se c'è qualcosa. Non c'è un tubero di niente, beh, fa piacere. Scendiamo un pochino, salve signora statua. Cosa sta guardando? Deve essere bello, eh. Eccoci qua, e siamo qui che c'è tutto un sottoscala, qui porca vacca. Vabbè, almeno so che c'è solo una direzione. Certo che se dovessi morire adesso sarebbe perdito il culo. Magari dopo. Adesso facciamo il giretto qua a vedere perché è tutto diverso. Oh, beh, è molto interessante. Ok. Andiamo. Amuleto della tecnica? Tecnica. Tecnica più 4. 4 punti, 4 livelli non sono pochi, eh. Il prossimo che facciamo di perk è aggiungere un amuleto. Perché tecnica più 4, io mi risparmio 4 livelli, magari li metto, non so, in vigore o qualcos'altro. È un bonus che mi interessa abbastanza avere. Ma adesso vado a vedere un po' la guida, cosa mi dice e come poter fare a gestirvi questo signore qui. Ecco qua, vi metto qua in safe mode e ci vediamo fra poco. È interessante come ci morirò, però dai, ci proviamo, non morire ma farlo. E vediamo un po' come va. Salve. Io le tirerei un accidente se potessi, ma che cazzo ho tirato? Vabbè. Salve. Dunque, considerando che 500 gli ha fatto proprio un cazzo, e io 500 ci metterei un po' a farli.
Sì, che mi fa l'inchino? Oh, porca vacca! Signorina, non si fa così, maleducata! Oh, porca vacca! La devo studiare un secondo, non si alteri. Beh, 100. Signora, io capisco tutto il suo impeto, però... Oh, porca vacca! Oh, porca vacca! Signora... Oh, porca... Non immaginavo di poterla... difendere. Cos'è che ho detto? Ah, meno male, mi ero preso un colpo. Porca vacca. Signora, si è fatta male, è andata un po' a pezzi. Beh, non mi ha dato un cazzo di niente. Sono contento. Beh, ce l'abbiamo fatta. E adesso? Dove andiamo? Ma io direi qua. Vediamo cosa c'è di bello. Che delicatezza. Oh, lama del piccone esplosivo. Deve essere proprio una bomba. Vediamo un po' sta lama del piccone esplosivo. Eccolo qua. Tecnica D, deve essere una chiavica proprio. Carica delle cellule del pulso, attacco fisico 132 più 40. E diciamo che non potenziata fa 16 meno della nostra, che è potenziata più 6. Cioè, non è da buttare il bidone. Sì, sarà lenta come la merda perché va in forza matrice, ma diventa forza. Scalabile a B, potenziabile ad A, sarebbe sicuramente bella. Fatemela vedere. Oh, signore, sono più potente parecchio questa roba. C'ha boia, se sono più potente. Che bella cosa della cosa. La miseria si è cagata addosso. Penso proprio che magari, non so, nel plus potrei anche provare a usarla. Ma adesso andiamo qua che è meglio. Ok, adesso dobbiamo andare verso uno shortcut e quindi ci andremo subito. Andiamo di qua, vediamo bene a destra e a sinistra, perché ci potrebbe essere esatto qualcosa da leggere. Andiamo un po' a salve per la leggendaria attrice Adeline Corday. Anche se invece non ho capito un cazzo, sono felice per lei. Questa si apre dall'altra parte e questo è un potenziamento. Perfetto, per le armi normali. E questo è il nostro shortcut. Perfetto. Allè. Questo, quindi se dovessimo morire, tiriamo dritto e siamo a posto. Oh, è stata interessante. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere una cosa molto interessante. Giù di qua, lì c'è il boss, ho visto una cosa. Prendiamo questa. E questa è la cosa interessante. Non ho la chiave? Ah, perché io ho usato l'altra, giusto, giusto. E quindi un bel problema. La troveremo. Dove siamo? Allora, fatemi vedere bene, scusate, perché effettivamente una guida la uso, l'altra non la uso, perché qui ci sono 50.000 guide. Arrivo subito. Comunque c'è il convertitore di irradiazione Befford su quelli tondi e un quarzo, che adesso poi prenderemo, mi preoccupate, prendiamo tutto. Ok, la chiave la prenderemo più avanti, come abbiamo preso la chiave l'ultima volta nell'episodio, nello scenario, mi sembra 4, e poi l'abbiamo usata nel 3, faremo la stessa cosa più avanti e prenderemo la chiave e la porteremo qua, non c'è problema. Adesso andiamo da altre parti, non c'è problema, di qua, e dobbiamo proseguire da un'altra parte. Allora, fatemi capire bene dove... Era da dove siamo venuti, che non mi ricordo più, che c'era il buco, che siamo caduti al buco. Io mi riesco a... Ecco, da qua, scusate. Dovevamo andare da un'altra parte, che dovrebbe essere... Sì, proprio dove stavo andando, scusate, ma mi riesco a perdere anche a casa mia. Io non so come mai. Dobbiamo andare di qua, e di destra, sinistra, poi ci andiamo. E di qua c'è una stanza che dobbiamo entrare per prendere un nostro... A parte lo shortcut, che è importante... Perfetto. Vedete, quando abbiamo pulito tutto è molto più facile dopo venire. Devo ricordarmi sto shortcut. Ok, che noi abbiamo girato di là, perfetto. Qui c'è una stanza dove prenderemo uno di questi. Aspettate un attimo. Ah, questa è una brutta storia. Vuol dire che c'è una signora vacca qui. Ah, ma adesso non c'è problema, piano piano. Poi c'è anche un item da prendere lì. Se è tutto qui... No, perché qui c'è anche altra roba. Facciamo le cose una alla volta, dai. Se no mi perdo. Io non so questa vacca dove sia. Spero che le corde si spezzino.
Cioè, si possono affrontare lo stesso, eh. Però sono un po' forti. Vediamo un po'. Cerco di stare un po' safe perché non abbiamo tante cure. Ok. Signorina. Benissimo. Dov'è l'altro? Signorina, aspetti un attimo. Non vada così lontano. Porca vacca, signora. Rompi coglioni. Venga qua. Accidenti a lei. E niente, non è che niente da tirarli. Possiamo provare con questo. Ah, gli ho fatto proprio male. Vabbè, dai, proviamo. Urcia, boy, che leppa che mi ha cacciato. Ecco qua. Ok. A posto. E qui prendiamo questo. Ottimo. Vediamo cos'è. Oh, collezione questa qui da dare al signoro. Così siamo a posto. Perfetto. Adesso, da qui. Dove possiamo mai andare? Allora, questo era lo shortcut, vero? Sì. E beh, l'unico posto dove andare che è rimasto è quello. E quindi ci andiamo. Sì, sarà sicuramente una di quelle rompicoglioni. Di sopra sento muoversi. Perfetto. Beh, fino adesso abbiamo fatto tutto. Sono abbastanza contento. Sì. Oh. Cioè, preferivo non saperlo. Signora! Vorrei avere un po' di spazio, se non gli dispiace. Venga, venga, non sia timida. Ok. Sì, è molto interessante. Spero non faccia chilometri. Uatatata, scialeppa. Ci ha creduto parecchio. Uatatata, adesso me l'ho fatto vedere lei. Ho detto io. L'ho schivato. Uatatata. Questa non l'ho schivata, l'ho preso in piena faccia. Signora... No, non si fa così. È maleducata. Me l'ha messo dietro, nel senso. Ok. Opla. Ciao, boy, ci ho creduto io lì, Ci ho creduto parecchio. Ma se io... Se io facessi pirla... No, perché mi è riuscito particolarmente bene. Ok. Ok, vai. Ho preso la scossa. Ne ho preso anche tanta. Vabbè. Scusi signora. Porca vacca, l'ho preso proprio in culo. Vabbè. Ok. Come la vedo brutta. Oh, signora, quanto cazzo corre? Oh, porca... La puttana vacca. Mi ha fatto due di fila sta ratta di... E ci riprovo. Tanto adesso abbiamo lo shortcut. Sì, dovevamo rifare tutto da capo. C'è la mazzata varia. Però almeno dalla signora qui. Signora rompicoglioni. Perché fatica anche prenderla da dietro la signora. Ok, calma. Che dietro non posso prenderla. Beh, problema. Venga, venga. Porca vacca. Signora, è un pochino meno più potente potrebbe essere. Ho finito la stamina. Cazzo, che fame di stamina che ho. Ok. Perfetto. E non so, prima avevo paura. Signora, non è mutante. Ecco qua. E ce l'abbiamo fatta. Porca vacca. Ma magari dopo, eh. Oh, porca vacca. Che cosa c'era di sopra? E c'è l'armata del Signore degli Anelli qui. Signora, non è che signorina, bambina, insomma, babuino, insomma, come chiamarla. Vada piano, non fa. Come la vedo brutta. Oh, come la vedo brutta. Salve. Ok, se sono così non c'è problema. Così sì, così sì, e così sì, e porca vacca. Signora, io sarei qui in veste ufficiale, cioè nel senso... E questo comincia a strillare. E non è piacevole quando mi strillano addosso. Qui non c'è nessuno, ho tutto il tempo di fare le mie cacate. Lock, grazie. Ok.
Vai così. Ok. Gli ho dato una bella lezione. Adesso ci riproverà sicuramente. Oh, gliel'ho anche stordita. Signore, aspetta un attimo. Non si... Non ha capito un cazzo. Vediamo un po'. Vai così. Che mi sta arrivando con la signora Bovary lì. Eh no, che stanno... Eh certo, non sarà facile, con le tipe top che vanno indietro a lei. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Perfetto, adesso però tocca a me. Ottimo. Dov'è l'altra? Signora, è andata via. No, no, signorina, aspetti un attimo. Ma chi è che la tiene in vita? Porca vacca. Niente, queste quando sono così baffate è così. Cioè, sono più potenti queste che... Ok. Niente. Non è possibile fare niente. Cioè, hanno proprio un hyper armor quando sono così strozzi. Ecco. Ok. A posto. È stato un vero incubo. Adesso possiamo andare di qua. Perfetto. Di qua. Di qua. E speriamo che sia tutto quanto a posto. Allora, di qua non sembra esserci nulla. Di qua c'è qualcosa. Perfetto. Poi vediamo se c'è altro. C'è una stanza con una scala e con un bel item. E ci sono degli appunti. Ok, interessante. Una scala anche qua. E c'è una cassa. Che cosa bella. Signora cassa, mi può aprire un attimo? Niente di personale. Venga, venga, apra. Cilindro criptico. Oh, ma questo è da signor signoro. Da fargli capire. Insomma, scenda un po' da qua. Ma porca vacca. Eccoci qua. Adesso. E adesso so cazzi. Allora, come faccio a non fare una figura di... ma qui si va. A fare una figura di merda meno pessima. Da qui? Ok, io l'ho detto che la figura di merda l'avrei fatta. Non è che l'ho nascosto a qualcuno, Quindi, salve. Oh porca... È la puttana di quella vacca. Che teste di cazzo. Un ambush così è proprio da stronzi. Ok, ci sono, ho lasciato un pochettino, ma almeno riprendere gli ergo mi sembra una cosa che vorrei fare. Ok, vediamo se ce la faccio. Ok, fatto. Ma no, oh, tecnica. E qui c'è lo shortcut. Oh, adesso andiamo sopra, Vediamo che shortcut è. Ah, è quello del famoso del cancello di fuori. Cazzo, che fatica. Ce l'ho faccio nata, bene. Adesso dobbiamo proseguire qui, poi ci salutiamo che nel prossimo facciamo il boss, Mamma mia, è stata dura. Ok. Perfetto, perché io qua non ho preso ancora un cazzo di niente, perché l'ho fatta veloce. E l'item che qua non l'ho preso. Che basta far così, credo, Ok. Perfetto. Mamma mia, sono contento. Allè, adesso devo soltanto capire se manca qualcosa. Faccio un giro e vi dico. Allora, adesso prima di far tutto, dovremo andare al... Facciamo che lo facciamo al prossimo episodio, perché dobbiamo fare tante cose. Devo andare da Benigni, devo andare da Pulcinella, devo andare a fare il boss, devo andare a morire. Beh, insomma, sono tante le cose che si preannunciano nel prossimo episodio, quindi le vorrei fare. Facciamo che ci salutiamo qui, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi auguro, sì, vi invito, non ce la faccio più, lasciare un like e un commento. Mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate e fammi sapere un po' la vostra. E quindi vi do saluto da Shiva. Ciao, ciao.